Eccoci qua, dovremmo essere in diretta. Ciao a tutti, buonasera. 3 minuti di ritardo, 4 minuti di ritardo. Purtroppo non si collegava la diretta. Quindi eccoci qua, dovrebbe funzionare adesso. Dovremmo essere collegati. Vediamo se arriva, se l'algoritmo invia la notifica. Dopodiché chiameremo l'esperto in diretta, questo ingegnere che si è reso disponibile, uno degli ingegneri. E uno degli ingegneri, amici da tempo, che si è reso disponibile per illustrarci, è molto, una persona molto molto esperta per illustrarci e rispondere soprattutto alle nostre domande in merito all'intelligenza artificiale. Questa intelligenza artificiale che purtroppo spaventa molti di noi, cioè, o meglio, lascia quell'incognita cosa sarà il domani con questa intelligenza artificiale, perché c'è chi sta ipotizzando un domani molto triste con il lavoro sostituito dall'intelligenza artificiale e un problema di controllo della stessa intelligenza artificiale. Sarà una vera intelligenza artificiale oppure sono semplici programmini? Andremo a capire di più, cercheremo di capire di più. Vediamo se è arrivata la notifica. Intanto vedo i primi collegati. Eccoci qua. Ciao a tutti, ciao. Vedi i primi collegati? Purtroppo sto usando il sistema dirette di Facebook che non mi fa vedere effettivamente. Spero che mi sentiate bene. Notifica, notifica. Wow, è arrivata la notifica, incredibile. Vedo i primi collegati. Appena sarete un po' un bel gruzzoletto di collegati, aspettiamo gli invitati. Sono diversi invitati che hanno aderito all'iniziativa. Io farò e collegherò il. Collegherò direttamente l'ingegnere. Sto cercando di capire intanto se l'interattività. Vediamo se riesco a vedere i messaggini vostri in diretta. No, nessuno. Ok, sto cercando di capire dove trovare, amici, in verità, la diretta, i messaggi vostri, perché non riesco a vedere i messaggini. Eccoci qua, si sente benissimo, grazie Enza. Ciao, Robby, niente di buono. No, no, è una diretta molto interessante. Attendo che siate collegati, attendo voi, dopodiché chiamerò l'ingegnere che dovrebbe già essere disponibile. Intanto facciamo un test con l'ingegnere. Sentiamo. Vediamo se l'ingegnere è collegato o meno. Ingegnere? Ciao, ciao Roberto, ciao ingegnere. Ciao Robby, Mi senti? mi Eccoci qua. senti? Allora, stanno arrivando i primi collegati. Chiaro che l'algoritmo ha i suoi tempi di invio delle notifiche e quindi attendo che siano collegati. Siamo a 150 persone, si iniziano a collegare adesso e ti do il benvenuto in questa prima diretta, direi interessante, che riguarda l'intelligenza artificiale con come da tua disponibilità gli utenti potranno in diretta fare le domande. Sempre se lo sentite bene, ragazzi, ragazze, lo sentite bene. Intanto io non mi vedo neanche perché sto utilizzando software direttamente di Facebook, di Meta, perché la diretta collegata a un evento impone di utilizzare il software diretto di Meta. Chiaramente software che è diversissimo da quello che uso abitualmente. Tu mi senti bene? Sì, io riesco a sentirti bene. Ok, spero che lo sentiate in modo adeguato. Chiediamo intanto agli amici se stanno sentendo. Ciao, siamo in diretta in tanti. Forza, ciao ragazzi, ciao a tutti. Forza, forza. Allora, amici, io direi intanto ve lo presento, un ingegnere. Non posso, per questioni di privacy e perché lavorando in una grossissima azienda, e intanto mi confermi che tu lavori come ingegnere in una grossissima azienda informatica a livello mondiale, che poi non è informatica, ma è una grossa azienda a livello mondiale? Sì, è una delle più grandi aziende a livello mondiale, mi occupo di informatica, lavoro nel Dipartimento di Informatica, sì. Ok, mi dite che lo sentite bene, mi dicono che ti sentono bene, perfetto. Allora, lavoro in un'azienda che vorrei usare e andando a prendere in paragone un Twitter e un Facebook, è un'azienda superiore a queste multinazionali? Sì, è molto più grande, sì. Molto più grande, quindi da quello che so siete paradossalmente anche, cioè Facebook e del caso, quindi Meta del caso e tante altre aziende dipendono di fatto da azienda come la tua, è corretto? Adesso senza entrare nei dettagli, sì, diciamo che tutte le grandi aziende sono comunque
verso un altro collegato. Allora, io inizierei ingegnere con delle domande specifiche perché la gente ha voglia di sentire. Ciao Davide Paschetta, ciao caro. Allora, iniziamo con le domande dirette e andiamo a vedere se, ragazzi, potete fare direttamente le domande voi. Io una domanda che ti vorrei fare diretta, perché stanno dicendo in tanti, e lo stesso Bill Gates dice che lavoreremo 3 giorni a settimana, perché grazie all'intelligenza artificiale in un futuro prossimo potremo lavorare solo 3 giorni a settimana. Cosa c'è di vero in questa affermazione di Bill Gates? Può essere un'affermazione corretta. La questione è se noi decideremo di lavorare solo 3 giorni o se ci sarà la richiesta di lavorare solo 3 giorni. Sono due cose un po' distinte. Ovvero? Allora, la prima situazione in cui noi decidiamo di voler lavorare solo 3 giorni significa che possiamo provvedere a tutte le nostre esigenze lavorando effettivamente solo 3 giorni. Se invece saremo richiesti a lavorare solo 3 giorni, non è detto che riusciremo a provvedere a tutte le nostre necessità, quindi potrà essere una situazione in cui il lavoro sarà meno garantito. Ok, io so che tu lavori nel nord Europa, nelle isole britanniche, non specifichiamo per privacy il punto, ma qua fanno delle battute, c'è Fedi che dice come sembra un po' quello che ha detto Bill Gates, un po' quello che disse Romano Prodi. È una battuta, ma lavoreremo 3 giorni e verremo pagati per 6 o lavoreremo 3 giorni e verremo pagati per 3 giorni? Questa è una domanda lecita. Appunto è quello che mi riferivo io. Certo. Non è detto che i 3 giorni per cui saremo richiesti al lavoro saranno sufficienti per darci un salario dignitoso. Certo, ti capisco. Quindi, intanto, è una grande domanda. Dal mio punto di vista, il lavoro che sarà richiesto sarà di alta competenza. Il lavoro richiesto nei prossimi decenni, forse anche nei prossimi lustri, a partire dai prossimi lustri, sarà un lavoro altamente scientifico rispetto a quello che poteva essere il lavoro dei nostri padri, dei nostri nonni. Intanto Maurizio Immobili dice in diretta, ingegnere, grazie all'intelligenza artificiale diventeremo più poveri, più schiavi e depopolati nella linea di Davos. Depopolati nella linea di Davos, non capisco cosa significhi. Qua dicono c'è l'intelligenza artificiale, ci sono. Io vedo che la gente contesta molto l'intelligenza artificiale, ma c'è Lorenzo che ha chiesto una cosa intelligente, però. Ma perché la chiamano intelligenza artificiale? Non è un semplice programmino. Allora, non è un programmino, è un programma, ma non è un programmino, cioè, quindi non sminuiamolo. Per capire, io adesso vorrei fare una brevissima prefazione. Magari quelli di una certa età ricorderanno che quando andavamo a scuola noi una delle prime cose da cui si partiva era la definizione di un qualcosa. Qui non stiamo definendo cosa sia l'intelligenza artificiale. Allora, secondo l'Institute of Electrical and Electronics Engineers, l'intelligenza artificiale è la teoria e sviluppo di sistemi di calcolatori che sono capaci di eseguire operazioni che normalmente richiedono un'intelligenza umana, come la percezione visiva, il riconoscimento vocale, l'apprendimento, la capacità decisionale e anche l'elaborazione di un linguaggio naturale. È un sistema di questo tipo che simula l'intelligenza, l'attività umana è definita intelligenza artificiale. Ciò non significa che sia un'intelligenza, dobbiamo anche capire cosa sia l'intelligenza umana, perché infatti siamo delle macchine, sebbene siamo biologiche, siamo delle macchine, rimaniamo.
e abbiamo dei sensori che ci consentono di sentire, altri che ci consentono di vedere, abbiamo un'elaborazione di linguaggio naturale, abbiamo capacità di apprendimento, capacità di prendere anche decisioni. Quindi noi di fatto siamo un'intelligenza, quello che viene definito un'intelligenza, ma è altamente simulabile questo. Poi Qua abbiamo Rocco immagini dice molto l'intelligenza più umana. avanzate. Rocco dice l'intelligenza umana è superiore. Ma l'intelligenza umana è sempre comunque influenzata. Noi crediamo di prendere delle decisioni assolutamente autonome, in realtà non è così, noi prendiamo delle decisioni che sono basate su dati che abbiamo acquisito, sempre e comunque. Quindi se i dati che noi acquisiamo sono inquinati o sono manipolati, le nostre decisioni di conseguenza saranno manipolate a nostra insaputa. Ok, questi sistemi invece dice Luigi dice, questi sistemi ingegnere dovrebbero essere di aiuto e di supporto all'uomo, non sostituirlo. Tipo film Io Robot. Sì, in teoria tutta la scienza dovrebbe essere a supporto dell'uomo. Come diceva Tesla, se la scienza non supporta l'uomo, è solo una perversione. E di fatto, quindi, la scienza, la tecnologia, l'innovazione dovrebbe supportare l'uomo, ma di chi stiamo parlando? Di chi la introduce nel mercato e la controlla, la vuole controllare, o di chi la utilizza? Perché il problema è fondamentalmente qui. L'intelligenza artificiale, io ricordo che Bill Gates inizialmente era contrario all'intelligenza artificiale, era quasi spaventato, ma secondo me era spaventato per il fatto che l'intelligenza artificiale di fatto non è altro che un sofisticatissimo software. E quindi, come qualsiasi software, è controllato da chi? Dai progettisti, dallo sviluppatore, quindi Ecco, da Luca, ti fermo su conseguenza questo. Stratos. Luca, ingegnere, Luca dice in diretta, è improprio chiamarla intelligenza artificiale? È una bella domanda perché è improprio di parlare di intelligenza umana, cioè siamo veramente intelligenti o crediamo di essere intelligenti? Anche perché molto spesso prendiamo delle decisioni che non hanno nessun senso logico, sono più emozionali, però di logico hanno poco e nulla. Quindi non lo so, questa è una bella domanda che non rispondo perché non è di mia competenza, ecco, diciamo. Cristina invece è una donna, quindi sono più emozionali le donne, più profonde. Dice: ma seppur l'intelligenza, ma in verità, anche se intelligenza artificiale è, ma mancano i veri sentimenti, è corretto? Adesso io eviterei di fare queste distinzioni tra uomini No, e donne, no, 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 intendo. noi stiamo parlando di macchine, No, no, non hai capito, stiamo parlando di intendo una donna è macchine, più sensibile e dice, sì, secondo lei, l'intelligenza artificiale mancherà di emozioni. si può parlare di sensibilità femminile, che può esserci anche in uomo, ecco, non come adesso. Mettere delle etichette non mi piace. Per quanto riguarda le emozioni, mi ricordo che le emozioni, ricordo che la mia professoressa di biologia diceva che le emozioni non sono altro che le reazioni chimiche. E di fatto questo sono. Quindi non lo so, stiamo parlando di concetti che trasbordano dal mondo dell'informatica e cadono in quello delle altre scienze. Diciamo, ricordiamo anche che l'informatica è un agglomerato delle altre scienze, perché l'informatica senza la fisica, senza l'elettronica, non esisterebbe. Diciamo che un'evoluzione è un mettere insieme tutte le conoscenze, tutte le scienze e le scoperte umane. Ma Questa è l'informatica. ok. E potrebbe ritorcersi contro, dice Jess Russ, l'intelligenza artificiale? L'intelligenza
artificiale di per sé è un programma, quindi se il vostro computer vi si blocca e non vi consente di fare, di eseguire, di completare un'operazione, potete dire che il vostro computer non ha seguito le vostre istruzioni e vi ha creato un danno. Nello stesso modo un'intelligenza artificiale potrebbe causare un danno, quindi potrebbe essere anche molto più importante. C'è addirittura chi parla come Davide Paschedda. Perdonami. Sì, sì, questo dipende dal grado di appoggio con cui noi approcciamo l'intelligenza artificiale. Se la rendiamo, se ci rendiamo sempre più dipendenti dell'intelligenza artificiale, tutte le cose che noi facciamo, essendo più dipendenti, diventiamo più vulnerabili e quindi il danno può essere maggiore. Quindi comunque l'intelligenza artificiale va sempre utilizzata come uno strumento, conoscendone i limiti e, come dire, tenendolo al suo posto, cioè è una macchina. Giannina dice: l'intelligenza artificiale non può essere più intelligente dell'uomo, visto che è costruita e creata dall'uomo. Sì, fondamentalmente questa è un'affermazione che oserei dire, se non voglio dire corretta, posso dire che non è sbagliata. Ok. Perché comunque un punto abbastanza moderno su cui verte l'intelligenza artificiale è quella del machine learning, cioè dell'apprendimento da parte della macchina tramite dei sensori, tramite accesso a dei dati e quindi elaborazione di questi dati stessi in informazione. Questo è sempre limitato comunque dal software che è scritto dal progettista, quindi dall'algoritmo di funzionamento del programma del computer. Quindi io ritengo che allo stato attuale ci sia un limite, perché comunque abbiamo dei computer che sono ancora non sono basati su materia organica, quindi non hanno possibilità di cambiare. Ma tecnicamente è possibile, perché scusami ingegnere, ti interrompo perché perdo un messaggio. Rosario dice: parla di casualità e non mi fido, nel senso, parlando di casualità. Ma è potenzialmente possibile che un indomani, ingegnere, si arrivi al punto di avere dei computer organici, dei computer che di fatto organici, quindi che riescono a assimilare e ragionare in modo autonomo? Ci sono già degli studi in tal senso, non è una novità. Okay. Come non è una novità è l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è diventata di moda ultimamente, ma dobbiamo fare un passo indietro e ricordare che uno dei pionieri dell'intelligenza artificiale, un certo John McCarthy, è nato all'inizio del Novecento e lui è un pioniere dell'intelligenza artificiale. È colui che scrisse, fu uno dei progettisti del linguaggio Algol, un linguaggio di programmazione chiamato Algol, che significava Algorithm Language. E questo linguaggio di programmazione verso la fine degli anni 50 era molto diffuso e veniva utilizzato in questo linguaggio di programmazione una cosiddetta struttura condizionale if then go, che si può dire che sia il mattoncino, il brodo primordiale dell'intelligenza artificiale, su cui poi tutto il resto si è sviluppato. Quindi partiamo da dei progettisti che nacquero un secolo fa e parliamo di tecnologia che ormai ha più o meno una sessantina di anni, quindi oltre mezzo secolo, quindi non è così nuova questa. Sì, in verità la stanno utilizzando mediaticamente, ma è un termine già vecchio di natura, di fatto è vecchio. E Marco ha introdotto un tema molto interessante. Ingegnere, Marco ha introdotto, stava cadendomi tutto, e Marco ha introdotto un tema molto molto interessante, ovvero ha parlato di privacy, cioè ovvero che di fatto con l'intelligenza artificiale vorrebbero controllarci. Allora, sì, è una domanda intelligente, perché di fatto una delle prime applicazioni per cui verrà utilizzata l'intelligenza artificiale, quella dell'automazione del controllo. Il controllo da un punto di vista di sicurezza, ecco, diciamo che il controllo ve lo venderanno
attraverso la sicurezza. Volete essere più sicuri? Quindi li controlliamo. Questo è il concetto di base. E in effetti, se volete maggior sicurezza, dovete installare una telecamera all'ingresso di casa vostra. Questa telecamera la potete controllare voi, potete accedere solo voi a questa telecamera, oppure potete attaccarla al cosiddetto cloud, che anche questa non è un'altra novità, è una cosa vecchissima, ma vecchia di decenni. Esistono tutt'oggi delle telecamere, soprattutto vendute di produzione cinese, vendute da qualche anno a questa parte, che trasferiscono i dati registrati prima in server che si trovano in Cina e poi li girano al vostro cellulare, al vostro computer. Ecco, in questa fase i dati vengono raccolti. Quindi tu mi stai dicendo, perdonami, ti fermo, perdonami perché voglio far comprendere gli utenti collegati, tu mi stai dicendo che tutte quelle telecamerine che ci vendono, che noi compriamo nei centri commerciali e che installiamo in casa e utilizziamo tramite i loro, li chiamano cloud, quindi il loro spazio che ti forniscono online, di fatto potrebbero venire controllate da terze persone, quindi noi giriamo in casa in mutande e questi ci vedono. I dati vengono sicuramente registrati, trasferiti all'estero, quindi al di fuori delle vostre mura. Con i cellulari quindi uguale di fatto, potenzialmente. In che senso? Quando registrate con i cellulari? Cioè i cellulari è la stessa cosa, cioè tutte le videochiamate che facciamo, le conversazioni private sui cellulari, è tutto materiale che rimane teoricamente a disposizione di chi... Beh, voi dovete passare su una rete quando vi collegate. Passando in questa rete, voi passate tanti punti. Questa è una rete, la rete internet, il web, è una rete fatta da tanti punti. Ogni punto è un sistema a sé. Voi transitate su quei punti, quindi dentro quei sistemi. Se avete un livello di crittografia, se i vostri dati sono protetti con un livello di crittografia abbastanza elevato, i vostri dati sono al sicuro. Il problema qual è? Che quelle chiavi di crittografia molto spesso non le avete voi, ma sono applicate dal programma, dal software che utilizzate. Quindi, se chi ha sviluppato il software è in possesso di quelle chiavi, può aprire e vedere i vostri dati. Se invece quelle chiavi vengono generate in tempo reale dal vostro terminale, e quindi non sono in possesso lo sviluppatore non è in possesso di quelle chiavi, allora avete un livello di sicurezza sicuramente superiore. Ma non dobbiamo dimenticarci che tra pochissimo avremo delle macchine molto potenti, quindi la crittografia è vulnerabile a un attacco di cosiddetta brute force, quindi potenza di calcolo che consente di fare multipli attacchi a secondo. Significa che quando noi raggiungeremo una potenza di calcolo sufficiente, la crittografia verrà compromessa. E quindi sarà facilmente aprire un qualsiasi file protetto da un livello di crittografia attuale, oddio, dovremo inventarci nuovi livelli di crittografia. Ecco, ricordiamo che la crittografia è basata sui numeri primi, quindi più il numero di primo è grande, è elevato, più tempo macchina, quindi più elaborazione sarà richiesta per trovare e determinare quel numero primo. Ok. Quindi la potenza di calcolo ci farà aprire le crittografie, ma ci consentirà anche di complicare e migliorare il livello di crittografia stesso. Faccio una domanda, perdonami, non vorrei entrare troppo nello specifico, ingegnere, perché la gente poi fa fatica a capirla, ma è apposta una domanda molto intelligente. E uno, il microchip verrà integrato, stanno parlando di microchip, no? Per aprire le porte, per entrare in azienda e tutto. Si parla di una tecnologia che di fatto colloquerà con l'intelligenza artificiale, corretto?
non esattamente. Il microchip non è altro che una chiave elettronica. Una volta, cioè oggi potete avere una chiave elettronica attaccata al vostro portachiavi e con quello ci aprite le porte, fate quello che volete. Il passo successivo è quello di mettervelo sotto pelle, ma volete veramente mettervelo sotto pelle? Che problema vi dà tenere il portachiavi? So che in diversi paesi europei comunque hanno già iniziato, è vero questa cosa? Sì, hanno iniziato, ma diciamo che la tecnologia è comunque vecchissima, perché inizialmente fu sperimentata e utilizzata in campo zootecnico. Quindi tutto il bestiame, sono decenni che il bestiame è microchippato, adesso lo fanno anche sugli animali domestici come cani e gatti. Anzi, penso che dalle vostre parti sia diventato anche obbligatorio. E tipo un'indiscrezione, io so, parlando in intimità, se posso parlarne, che tu anni e anni fa insieme a un gruppo di altri ingegneri avete di fatto fatto la stessa cosa che è stata fatta oggi con ChatGPT. Sì, come dicevo, l'intelligenza artificiale è un qualcosa di estremamente, se non posso dire antico, vintage come minimo, perché ormai sono 60 anni e noi da ragazzini programmavamo in Basic, grazie alla struttura condizionale di cui ho menzionato prima, facevamo dei programmi che simulavano dall'altra parte una persona, un'entità che rispondeva alle nostre domande, rispondeva in determinati modi, e questi erano più o meno i primi anni 80. Quando ti ho posto una domanda in privato dicendo, ma quando creano i personaggi famosi e facendoli parlare con una voce diversa, oppure addirittura con le facce montate, tipo il Papa che scia, e tu ti sei messo a ridere dicendo, sono semplicemente automazioni di cose che facciamo già da anni con Photoshop e con altri software, con altri programmi, è corretto? È corretto, esattamente. Diciamo che... ecco, Photoshop, tu hai parlato di Photoshop. Photoshop sì. Fu un programma sviluppato appositamente per ritoccare i vari simboli fotogrammi di un famosissimo film, e questo film è Guerre Stellari, Star Wars, e quindi fu sviluppato appositamente per ritoccare quello che facevano prima i fotografi, gli sviluppatori di fotografia a mano, quello di andare a ritoccare singolarmente ogni fotogramma. Questo software consentì di accelerare il lavoro manuale tramite un software per computer, e al giorno d'oggi sono stati creati degli script che sono poi alla fine algoritmi che non fanno altro che ripetere queste operazioni che prima erano fatte a mano dai professionisti dell'IT. E quindi al giorno d'oggi quello che si dice intelligenza artificiale, deepfake, è questo di cui tu stai parlando, è in grado di creare un video cambiando la faccia, cambiando la voce, eccetera eccetera. Quindi tu mi stai dicendo, da ingegnere dell'IT importante, quale tu sei, e che l'intelligenza artificiale di fatto è un grande fake, è corretto? No, non è un fake, diciamo che forse è forzato il nome che gli diamo al giorno d'oggi, sicuramente è uno sproposito. Uno sproposito, no? Uno sproposito, ok. È un sproposito, quello che noi abbiamo oggi è una automazione estremamente avanzata, però è difficile parlare di intelligenza al giorno d'oggi, probabilmente... In qualche decennio riusciremo ad avere un qualcosa che si avvicinerà all'intelligenza, ma al giorno d'oggi quello che viene chiamato intelligenza artificiale ha bisogno di grandissimo supporto umano. Ok, ma quindi di fatto tutte le risposte che oggi danno le chat come ChatGPT sono risposte di fatto precostruite da un essere umano che è dietro a quella chat che simula un'intelligenza artificiale, è corretto? Sì, è corretto. Per semplificare,
anche se non è proprio correttissimo, ma per fare capire agli ascoltatori, è un po' come prendere due frasi preconfezionate e questo software non fa altro che metterle insieme sfumandole e facendole sembrare un discorso unico di senso compiuto, quindi è come se andasse ad aggiustare un pochino il collegamento tra queste due frasi. Quindi quindi è un programma e basta. Ecco. Sì, è un programma che diciamo lavora in maniera estremamente efficiente sulle congiunzioni tra cose che sono state scritte e messe lì da esseri umani. E ultima domanda, vorrei chiudere con una domanda perché è scaduto il termine che mi hai dato. E ultima domandona. Voi ingegneri dell'IT, parlo degli alti livelli a livello globale, siete pro o contro questo enfatizzare l'intelligenza artificiale? Dovrebbero magari calmarci un po' di più i media e tornare alla normalità, o fanno bene a cavalcare quest'onda dell'intelligenza artificiale che prenderà in mano il mondo del lavoro, il mondo della politica, il mondo dell'informazione, insomma questa esaltazione dell'intelligenza artificiale, è giusta o voi siete contrari? Allora, la domanda che hai posto è molto articolata, molto complessa. La scomporrei. Allora, per quanto riguarda gli ingegneri informatici che lavorano nel campo, ecco, diciamo che noi non prestiamo molta attenzione a quello che i media dicono. In India fanno il loro mestiere, molto spesso dei giornalisti parlano di cose che non comprendono pieno e quindi devono fare dei titoli sensazionalistici per attirare il pubblico. Parliamo di, ripeto, di automazione estremamente avanzata, come tutto ciò che viene creato dall'uomo, quindi le macchine che vengono create dall'uomo possono essere un vantaggio o uno svantaggio, dipende da come si usa. Il problema è che voi, dal punto di vista politico, siete molto scollegati da quello che è l'evoluzione tecnologica e lo sviluppo tecnologico. Avete dei, soprattutto io parlo in Italia, ma non solo in Italia, avete una classe dirigente politica che non comprende appieno la tecnologia, non sa esattamente nulla di tecnologia, non la capisce, perché comunque ricordiamo che dalle vostre parti l'Olivetti è stato fatto chiudere. Ricordiamo che Marconi è dovuto andare via per poter sviluppare il suo telegrafo senza fili. Ecco, diciamo che non è sicuramente un paese fertile per la tecnologia. Avete fatto scappare chiunque lavorasse. Tu stesso sei dovuto andare via anni e anni fa dall'Italia perché non trovavi sbocchi. È abbastanza sterile, quindi o ti accontenti molto, o se vuoi fare il lavoro per cui hai studiato non hai molte alternative. Diciamo che però questa, la politica, ecco, se prima era un problema che poteva colpire solo gli addetti ai lavori, questa classe politica non adeguata rischierà di portare danni alla cooperazione. Io credo che sia stato nominato una persona che non comprende molto di intelligenza artificiale ad una commissione di intelligenza artificiale, mi sembra che sia un certo Nato, credo che sia un giurista, io non capisco come un giurista possa essere adeguato per quel ruolo. Io avrei visto più come figura, avrei visto più un Cingolani che un Amato, ecco, per intenderci. Io non mi addentrerei però in politica perché rischiamo di andare fuori dall'argomento, e anche perché sappiamo tutti qual è la situazione in Italia, è veramente drammatica. Il problema, caro Robby, è che voi, come elettori, dovreste iniziare a chiedere che i politici si interessino più di questa cosa, altrimenti la subirete. E quando lo subirete, quando capirete che l'avrete subita la tecnologia, sarà troppo tardi. Perché potremmo subire la tecnologia, quindi me lo confermi? Allora, voi la state già subendo ogni giorno. Siete sempre attaccati a un cellulare spingendo
uno schermo con tanti tasti, molto spesso attraversate la strada guardando il cellulare, se questa non è dipendenza. E all'estero, nelle isole, nella zona dove abiti tu, non è così? Sì, sì, è così un po' comunque, è un problema di soprattutto delle nuove generazioni, ma anche di quelle nostre, di quelle prima, cioè è un qualcosa che sta, ecco, non si utilizza. Siete andato via per un attimo. Maria Adele ha detto è inquietante. Maria Adele ha detto è inquietante. Beh, la tecnologia è un qualcosa che può essere inquietante se non utilizzata nel modo giusto, perché dà molto potere anche chi lo utilizza. Ok. E ultima domanda, giusto per far intanto mi viene in mente il film Terminator, dice Antonietta, e in effetti un po' sì. E io vorrei chiudere con questo: quante persone ci sono al mondo che ricoprono a livello di importanza un ruolo come il tuo? Decine, centinaia, migliaia o poche? O si contano su una mano, due mani? A livello mondiale sicuramente si deve parlare di migliaia di persone, però diciamo che c'è molta scarsità di persone che lavorano nel nostro settore. Io, per quanto mi riguarda, nel posto dove lavoro io, diciamo che ci possiamo puntare più o meno allo stesso livello in due o tre persone. Ed è una delle aziende più importanti al mondo, quindi di fatto sei... Sì, sì. Ok, vabbè, no, ci tenevo per far capire con chi abbiamo parlato, anche se non posso dire nome e cognome, a parte che non saprei il cognome, però ci siamo conosciuti perché per diverse cose, ma non ci tenevo a fare due chiacchiere con te, più che altro a far capire alla gente. C'è da preoccuparsi, chiudiamo con questo, c'è da preoccuparsi per questa intelligenza artificiale, è giusto preoccuparsi, la utilizzeranno per andarci a controllare, andarci a tassare, andarci a gestire a livello socio e sanitario, secondo te? Allora, un'altra domanda che ti chiede una risposta... non breve. No, rispondimi sì o no. Rispondimi sì o no. Dobbiamo preoccuparci? Sì o no. Sì o no. La preoccupazione è di come vengono utilizzate queste tecnologie. Non è la tecnologia in sé che deve preoccupare, ma il modo come le persone la utilizzano. E secondo te, ok, rispondimi, secondo voi, perché so che gli ingegneri dell'IT non sono molto allineati alla classe politica mondiale, e tanto che più volte mi avete dato supporto nel corso degli anni. Ingegnere, ti chiedo questo: secondo te c'è chi sta cercando di creare questa intelligenza artificiale per andare a controllare i popoli? Ma sicuramente c'è dalla notte dei tempi la volontà di controllare popoli, lande, terreni, se no non avremmo avuto i diversi imperi che abbiamo avuto nei secoli e nei millenni passati. Ok, ti faccio un'ultima domanda. Come ci sono tanti ingegneri che stanno lavorando su questa intelligenza artificiale, ma ci sono ingegneri che stanno lavorando per controllare ed eventualmente limitare e, tra virgolette, spegnere questa intelligenza artificiale se dovesse causare problemi all'essere umano? Lo spegnimento di intelligenza artificiale lo avviene spegnendo il centro dati in cui gira l'intelligenza artificiale. Poi se l'intelligenza artificiale gira, come si dice in termine tecnico, in un sistema distribuito, e allora ci sono i centri dati che devono essere spenti, ma non ci sono delle procedure che dicono in caso di intelligenza artificiale, tra virgolette, si comporta in modo strano o comunque in modo che è un pericolo per l'umanità, abbiamo una procedura di spegnimento dei vari centri dati. No? Però scusa, se l'intelligenza artificiale venisse attaccata da un virus, scusi ingegnere, se l'intelligenza, perché io sto leggendo i commenti, se venisse attaccata da un virus o da un attacco
da questi detti hackers, no? E l'intelligenza artificiale venisse ordinato, perché di fatto lei esegue degli ordini che delle programmazioni, venisse ordinato di distruggere l'uomo, questa distruggerebbe l'uomo. Ci sono già dei virus che fanno eseguire a dei software un qualcosa per cui non sono stati progettati. E questo può avvenire al giorno d'oggi anche per le centrali nucleari. Quindi un virus di questi iniettato all'interno di un sistema informatico di una centrale nucleare potrebbe già determinare un grossissimo problema. Oppure in un sistema di difesa missilistico di una superpotenza. Questo già creerebbe di per sé un grosso problema per la sopravvivenza dell'umanità. Io chiuderei proprio qua, a proposito di questo. Mi preoccuperei più di questo perché comunque al giorno d'oggi l'intelligenza artificiale non è sufficientemente radicata nella vita dell'essere umano in modo da controllarla a questi livelli. Però sicuramente Ah, mamma mia. arriveremo ad avere un'elevata dipendenza da questi software, da questa formazione avanzata. Chiudo con l'ultimo punto di Enrico Gaiani che ha detto: si sta avverando quello che aveva scritto Orwell. Sì, diciamo che Orwell ha scritto in modo, come dire, con quelli che erano gli strumenti, le conoscenze che poteva avere all'epoca. Di fatto abbiamo un qualcosa, degli strumenti che vanno ben al di là di quello che era scritto, che è stato scritto nel libro di George Orwell. Ok, io a questo punto, ingegnere, ti ringrazio. La gente scrive, ti leggo alcuni commenti, un film già visto, poveri figli nostri, usiamo il cervello, vi prego, è semplice, se vogliamo, ci vogliamo sostituire a Dio, ma è impossibile, lo scopo è vecchio, è sempre quello, e ci dobbiamo preoccupare, secondo me è tutto molto pericoloso. Ti sto leggendo decine e decine di commenti, tanto per darti un'indicazione. Sono oltre 300 commenti, oltre quasi 400 commenti di persone che stanno discutendo su questo tema. Quindi evidentemente il tema Ecco, interessa. io posso dare un consiglio. Io sì, capisco le preoccupazioni, in parte le condivido. Io posso dare un consiglio. Sicuramente non dovete avere paura che l'intelligenza artificiale porti via lavoro, perché questa transizione avverrà molto lentamente e nel frattempo le persone che fanno vecchi lavori avranno tempo di essere, si spera, questo è anche qualcosa che tocca la politica, che vadano in pensione in maniera morbida e quindi che non vengano licenziati, questa è una questione anche politica. Per quanto riguarda i lavori futuri, molti spariranno, questo è indubbio, ma molti ne verranno creati. Questa è l'evoluzione umana, quindi quello che consiglio è possibilmente di dedicarsi per i giovani, di dedicarsi a degli studi più scientifici e umanistici, quindi più scientifico e meno classico. Poi il classico lo potete sempre tenere se vi piace come hobby, ma di puntare molto sulle scienze. Ok, Questo grazie garantirà per il consiglio. di lavorare e forse di essere pagati anche meglio rispetto ai vostri genitori, ai vostri nonni, no? E così via. E per quanto riguarda la pericolosità delle tecnologie umane, questo c'è sempre stato, questo ha sempre spaventato, dipende da come le persone utilizzeranno questi strumenti in coscienza e anche voi nel vostro piccolo potete determinare le sorti di una tecnologia, potete, ecco, per farvi capire, molti cosiddetti nativi digitali pensano di essere coloro che sono la generazione
tecnologica. No, non è vero. Come ho detto prima, i padri dell'informatica, dell'intelligenza artificiale, nacquero più o meno un secolo fa. E poi le società tipo Microsoft, tipo Apple, hanno avuto successo grazie a quelli della nostra generazione, perché senza sviluppatori non avrebbero avuto il successo che hanno avuto, sarebbero sparite come è successo per molte. Quindi i ragazzi degli anni 70, 80 e 90 in sostanza. Esattamente, diciamo che i nostri nonni nati nei primi del Novecento hanno posto le basi. Probabilmente i nostri genitori sono quelli che hanno creato le prime industrie del settore, e poi grazie a noi, a quelli degli anni 70, hanno avuto quelli dei nostri genitori, l'industria dei nostri genitori hanno avuto successo, e oggi si presenta un sistema abbastanza complesso di offerta tecnologica sul mercato che offre tantissimi servizi. E quindi di fatto questi nativi digitali dovrebbero stare attenti, perché loro non controllano le tecnologie, ma sono controllati dalle tecnologie. I nativi digitali sono i millennial, sono i detti millennial, giusto? Sono i detti millennial. Ok. Esattamente. Vabbè, ingegnere, adesso però non ti voglio più rubare tempo, siamo veramente arrivati oltre, so che dopo non voglio non rischiare una fattura di diverse migliaia di euro da un grande ingegnere, quindi no, a parte le battute io ti ringrazio della partecipazione, la gente ha apprezzato, e ti chiudo solo con un sì o no. Perché molti sono preoccupati, perché dicono il sistema, che poi in verità il sistema, ci sarebbe da dibattere sul sistema, comunque chiamiamolo per semplicità il sistema, cioè coloro che comandano vogliono utilizzare l'intelligenza artificiale utilizzando con l'apporto degli ingegneri informatici sparsi in giro per il mondo. Ma mi confermi che non tutti gli ingegneri sono allineati al sistema, molti sono dalla parte del popolo ancora? Gli ingegneri fanno parte del popolo come gli utilizzatori fanno parte del popolo. È quello che stavo cercando di dire prima. Se voi potete determinare il successo o no di una tecnologia, questo dipende dal modo con cui la utilizzate. Ovvio che se mettete la vostra persona in mano completa di un aggeggino tecnologico, ne diventerete per forza di cose estremamente dipendenti. Dovreste comunque rimanere indipendenti come esseri umani e utilizzare le macchine in quanto macchine al vostro servizio e non voi al servizio delle macchine. Questo purtroppo temo che al giorno d'oggi inizi a sfocarsi e diventare un'area abbastanza confusa. Vedo molte persone che sono quasi drogate dall'utilizzo di questa tecnologia, quindi insomma ovvio che se si continua in questa direzione si faciliterà il compito di chi vuole controllarle. Ok, ingegnere ti ringrazio, ti saluto e spero di avere altre occasioni, ti ringrazio di cuore. Io ti saluto e ti ringrazio per l'invito e spero di aver risposto a qualche domanda e chiarito qualcosa in più ai tuoi lettori. Grazie di nuovo, grazie ingegnere, grazie. Ringraziamo l'ingegnere, amici, lo salutiamo. E io a questo punto, è stata una diretta che mi è stata chiesta, in verità è un tema molto attuale, è un tema interessante. E vi auguro una buona serata, ci sentiremo più tardi con le notizie del paragone che farò dopo cena, perché ce ne sono 3 o 4 veramente importanti, una in particolare che ho scovato io questa mattina, ho passato i dati al paragone, hanno accertato la cosa, c'è un'indiscrezione pesante sulle polmoniti, perché sembra che ci sia qualcosa connesso al foglietto illustrativo di Pfizer. Attenzione tra le reazioni avverse, ma ne parleremo dopo cena. Detto questo, vi saluto, grazie a tutti, buona cena a tutti.